Allora, nel mio set ci saranno tante canzoni, dei piccoli concetti che ho sviluppato un po' di tempo fa proprio per questa occasione meravigliosa. Ho cercato di mettere insieme delle canzoni che avessero un senso per me per questa serata unica e incredibile, e con la presenza meravigliosa di questo artista e questa persona incredibile che sono finalmente sono riuscita a conoscere meglio e sono stata colpita, forse non so se te l'ho raccontato, però no, sono diciamo adesso, esatto, dimmelo così, così tanto non c'è nessuno, tranquillo. E dopo la sua esibizione a Sanremo, che mi ha davvero colpito e molto emozionato, e vederlo anche lì all'Arena di Verona, in quel contesto dove non c'era nessuno, e oggi invece siamo in un posto strapieno di gente. E quindi per me, io voglio dirti che è un grande onore averti qui con me, poi una canzone meravigliosa. È un grande onore per me, anzi grazie davvero di questo invito. Mi sta dicendo un sacco di cose belle, perché in realtà mi hai detto un sacco di cose brutte, sto scherzando. No, sono veramente... sono contento, felice e onorato, ripeto, di partecipare poi a una festa così bella, così consapevole, perché tocca appunto dei temi importantissimi, e sono felice anche di farlo proprio con te, con tutta quell'energia che metti sul palco ieri. Quindi l'abbiamo detto praticamente, facciamo fare rumore, no? Sì. Ah, si poteva dire, sì. Non si poteva dire. Allora. E qua, innanzitutto io vi ruberò questa canzone. Devo dire che proprio le mie corde... Poi dice, tra 10 anni arriveranno a fare rumore d'amoroso. Perché io me la sono chiodata. No, però mi piacerebbe molto. E poi, sì, mi è... già da quando io ho fatto le prove, prima ovviamente, prima di salire sul palco, a differenza, non so scusa. Mi piace veramente tanto questa canzone, sta nelle mie corde, quindi, e poi mi piacciono molto insieme ai nostri timbri vocali. Non lo so. Io credo molto, infatti faccio pochissime collaborazioni, ma non perché sono uno snob, ma perché mi piace molto l'idea che le collaborazioni debbano nascere da... avere un senso anche umano, di conoscenza, di... oppure una sera sei a casa, ti metti e scrivi un qualcosa insieme in quel modo lì, mi piace molto quello, quindi non poniamo limiti, e secondo me poi più ci frequenteremo e più ci sarà appunto la possibilità, sì, di creare qualcosa. Però è bello secondo me anche crearle insieme certe cose e non mettersi a tavolino e progettare fit. Ho capito anche immediatamente che insomma era un invito importante, un invito anche oltre tutta la questione artistica, cioè oggi siamo qui per un motivo molto, molto importante, e credo che il loro gesto anche di invitare degli uomini sia stata una cosa bellissima, anche perché nel 99,99% dei casi, vabbè, ora non voglio fare la statistica, però questo è un problema che riguarda gli uomini, cioè un problema nostro, di noi uomini, e che dobbiamo affrontare noi per primi. Quindi anche questo non voler in qualche modo ghettizzare questa cosa, siamo solo le donne, ma anzi aprire a dei colleghi uomini, secondo me è stato un gesto bellissimo, quindi appena mi è arrivato l'invito ho detto subito di sì. Allora, sicuramente sarebbe bellissimo avere un pubblico misto al 50-50, poi sarà dovuto tanto anche, forse anche no, dal pubblico che gli artisti portano, non lo so, probabilmente ora non so se tu hai un pubblico più femminile che maschile, questo. Dobbiamo vedere io per esempio ho un pubblico più femminile che maschile, insomma, mi dice la mia... Io un po', dice... però è bello, sarebbe bello avere sicuramente tanti uomini, e spero che comunque ce ne siano comunque tanti, e che questo aspetto venga sottolineato più volte, cioè è una cosa che dobbiamo affrontare noi per primi, secondo me, è il mio parere, ma mi sembra una cosa abbastanza anche scontata da dire. A me piace sempre vedere
il positivo delle cose, no? Quindi il fatto che sotto questo palco ci siano 100.000 persone per me è un passo grande, quindi va bene. È un piccolo passo per andare poi sempre più avanti.